Un caloroso saluto a tutti gli appassionati di sport che ci seguono da casa e ben ritrovati in quella che è la prima partita di questa competizione. Non è più tempo di amichevoli prestagionali e dopo aver terminato il rodaggio per scrollarsi di dosso la ruggine accumulata nelle gambe, si ricomincia finalmente a giocare per il bottino pieno. Una vittoria oggi sarebbe importante per partire con il piede giusto e dare ai tifosi un buon motivo per tornare a casa soddisfatti. L'atmosfera è proprio quella delle grandi serate. C'è tutto quello che serve per assistere a una partita fantastica e non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni che saprà darci. La partita è già cominciata. Portogallo e Spagna. Si libera e va! Morata! Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Faccio il nome di Oyarzabal, Fabio. L'attaccante basco è il presente e il futuro del calcio spagnolo ed è un calciatore speciale, secondo me. Anche se spesso gioca esterno, ricorda i classici fantasisti che vedono le giocate. Non è troppo lontano, cerca il tiro! Ha mancato il bersaglio. Ci ha provato, nonostante la distanza fosse proibitiva. La smorfia sul suo volto, guarda Fabio, dice tutto sull'esecuzione. Pepe. Bernardo Silva. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Questo errore potrebbe essergli fatale. Palla dentro. Va di testa! Si è coordinato bene, ma ha mancato il bersaglio. Una grande azione sulla fascia questa. È arrivato al cross tagliando fuori la difesa avversaria. Abbiamo già visto qualche occasione, la partita sta diventando interessante. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Non sono riusciti a ottenere qualcosa di meglio in questa occasione. La gioca in profondità. Vede lo scatto e cerca la profondità. Splendida reazione del portiere! Miguel Oyarzabal. Bruno Fernandes. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Niente gol né da una parte né dall'altra. Palla buttata via, peccato. Rafael Leao. Accelera per smarcarsi. Morata. Rubén Díaz. Ci prova con un pallone profondo. Nuno Mendes. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Marti Zubimendi. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Arriva Cristiano Ronaldo. Alex Baena. Morata, opportunità. 30 minuti già trascorsi nel primo tempo. Calcio di punizione per il Portogallo. Evita il contrasto con una bella giocata. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. Tutto perfetto, a parte il tiro in porta, che a dire la verità si poteva eseguire molto meglio. Alex Baena. A Jose Perez. Nuno Mendes. Commette un'infrazione prontamente sanzionata. Riprende immediatamente il gioco. Rafael Leao. Cerca l'uomo là davanti. Prova a darla profonda nello spazio. Una giocata intelligente a sfruttare il movimento largo sulla corsia esterna. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Palla scaraventata via. Errore qui, pallone sprecato.
e poteva sfruttare meglio il corridoio che si era venuto a creare. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Morata, opportunità! Sulla destra. Alex Baena. Che bravo! Morata, opportunità! Morata, parata meravigliosa di Diogo Costa! Istinto e tecnica! Che parata! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio.